Siamo al comune di Monte di Procida perché oggi, appunto, 16 di maggio, si festeggia una giornata bellissima perché c'è un giovane ragazzo, un aspirante ingegnere informatico, che ecco, è riuscito a brillare in una bellissima competizione vincendo appunto la sfida Team VCAP. Passiamo prima appunto a parlare col sindaco Giuseppe Pugliese. Allora, un'eccellenza montese che dà lustro a questo paese ulteriormente. Sì, questa è la dimostrazione di una cosa che diciamo da tempo e che credo sia nota a tutti, che Monte di Procida è una vera e propria cantera di talenti nei rispettivi ambiti di competenza, quindi in ambito sportivo, in ambito lavorativo. E io devo constatare, ho saputo con piacere pochi giorni fa questa notizia, quindi ho inteso convocare questo giovane montese che in questo caso ha rappresentato la Monte di Procida, che a testa alta ogni mattina si sveglia, vanno a lavorare e nei rispettivi ambiti di competenza danno dei risultati eccezionali, eccellenti. Da sindaco posso dire che l'amministrazione prende atto di questo successo personale, di questo ragazzo che ha vinto, diciamo, un premio veramente autorevole, addirittura la premiazione è toccata al presidente Mattarella, quindi ne prendiamo atto. Noi abbiamo creato un centro giovanile a Via Bella Vista dove sono ospitate anche delle associazioni che si occupano di informatica, di robotica, lo inviterò lì a discutere con noi, a fare formazione anche altri ragazzi, è giovanissimo. Però diciamo, questo è l'inizio di un rapporto in cui l'amministrazione prende atto di quest'ulteriore eccellenza a Monte di Procida e sicuramente lo consolideremo e cercheremo anche di fare un percorso insieme, perché diciamo, tutte queste eccellenze vanno valorizzate e ci possono anche affiancare nei nostri percorsi, perché no, darci dei suggerimenti. Tra l'altro ha sviluppato un'app per le pubbliche amministrazioni, quindi chi più di lui può darci dei preziosi suggerimenti. Ecco, Domenico Ditale, questo ragazzo di Monte di Procida, come diceva il sindaco, ha sviluppato un'app proprio per la pubblica amministrazione per intervenire in ambito sicurezza, in ambito inquinamento. Una grande gioia per te, premiato con il tuo team, no? Dal presidente Mattarella, quindi al San Carlo pochi giorni fa, il 7 di maggio. Allora, quindi Domenico, cosa si prova per un ragazzo come te a vincere questo premio? È stata una bella emozione, perché andare che sul palco è salito uno dei rappresentanti del nostro team e ha presentato davanti al presidente la nostra soluzione, quindi anche avere quell'attimo di poter dimostrare il proprio lavoro davanti a persone così importanti è stata una bella esperienza. Quanto è importante implementare, questo è proprio un termine ingegneristico, no? Mi puoi dire, queste soluzioni per migliorare la vita delle pubbliche amministrazioni che a volte sono un po' lente? La nostra idea è stata implementata proprio per diciamo, eliminare quell'insieme di problematiche proprio burocratiche, perché attraverso la nostra app noi speriamo che le enti esterne potrebbero, attraverso una mappa, controllare i vari sensori che potrebbero essere implementati sia qua a Monte di Procida oppure a Napoli stessa, perché abbiamo utilizzato proprio dei sensori che già risiedono a Catania. Quindi l'applicazione riesce a verificare attraverso questi sensori dei dati che potrebbero rilevare dei problemi. E tu, attraverso la nostra applicazione si potrà verificare proprio se ci sarà qualche problema e poi andare a verificare sul posto stesso, senza l'intervento burocratico. Allora Domenico, cosa ti auguri? Che quest'app al più presto arrivi anche qui a Monte di Procida, no? Speriamo di sì, perché attraverso l'implementazione di questi sensori sarebbe un ottimo vantaggio proprio per la pubblica amministrazione. E allora quindi tanti complimenti ancora a Domenico Ditale, tanti complimenti al Comune di Monte di Procida che ospita queste eccellenze e anche al sindaco che comunque è sempre attento per poter appunto evidenziare questi talenti.